Ciao, Gesù oggi dice, io sono pane della vita, chi arriva a me sarà saziato e chi crede non avrà più sete. Quindi lui è come l'acqua e come pane. Quindi cose molto semplici e essenziali della vita. E con queste cose possiamo saziarsi e non vogliamo più invece di altre sfiziose cose, immagina patatine fritte oppure dolcetti, varie cose, che pure sigarette, alcol. Queste cose possiamo volere sempre più e siamo insaziabili. Gesù, paragonandosi con pane e l'acqua, vuole dire che io non sono così. Io posso darti un stato dell'animo in quale sei per se stesso. Non rispondi alle pubblicità, alle troppe aspettative sociali che non sono d'accordo con te, ma riesci autenticamente ad andare mano per mano con Gesù e guardare le cose, quali cose sono come pane, come lui, essenziali, importanti nella tua vita, a quale cose sono superficiali, fai solo per ottenere più cose che società ti può dare. Tipo diventare molto famoso, avere tantissime persone che ti ammirano e altre cose. Ma guarda dentro te e Gesù dice, io sono pane, quindi qualcosa che ti serve, qualcosa essenziale, qualcuno che ti fa vedere cosa è essenziale nella tua vita, ma devi affidarsi. E adesso immagina una situazione che hai iniziato di essere saziato e insaziato con le cose che non ti servono e sempre cerchi, sempre senti di vuoto e sempre più altre cose perché non avevi pane. Che pane sazia, altre cose, poi sempre altre, sempre più. E quello è un rischio dal quale Gesù oggi vuole te proteggere e darti una vista sulla vita che ti porta pace. Grazie.